Nel dettaglio del programma, come potete vedere dal comunicato, a Castelnuovo si attenderanno dal 28 giugno fino al 2 ottobre una serie di artisti, di compagnie, di gruppi, delineando un programma variegato. Si va dalla musica, che inauguriamo appunto con Daniele Sepe, che ringrazio, lo vedo, l'ho visto prima, eccolo lì, Daniele Sepe il 28 luglio, e avremo poi i Virtuosi di San Martino, Ico Sang, Yana Megretta con Raiz, Maria Pia De Vito e Valentina Stella, nonché Lucariello, i Zezi, e finiremo con un progetto di Eugenio Bennato, Napoli Taranta Festival, Eugenio non lo vedo, credo, Napoli Taranta Festival, 13 e 14 settembre. In particolare vorrei sottolineare la collaborazione istituzionale, questa volta col Teatro San Carlo, che al Maschio Angioino ha lasciato il palco che aveva costruito, che quindi diventa un elemento di collaborazione forte per la città, e che nel caso del concerto di Bennato, diciamo, collaborerà con la presenza dei suoi musicisti. Oltre alla musica avremo delle performance di teatro, ringrazio Nello Mascia che è qui, che presenterà per tre serate uno spettacolo dal libro La peste di Tommaso Sodano. Vorrei ricordare l'evento dell'11 settembre, Strage Complotto, con Ferdinando Maddaloni che è in sala e che ringrazio. Avremo una serata con Fidel Bronx, Peppe Lanzetta, Rosaria De Cicco, non so se è in sala, però è una grande collaborazione della quale voglio appunto precisare un grande ringraziamento, e una serata il 15 settembre con Ricomincio da Tre, una serata dedicata a Massimo Troisi. Per quanto riguarda il teatro, invece, abbiamo inglobato nella rassegna, e di questo voglio sottolineare l'impegno di due grandi manifestazioni che già esistono, è la manifestazione Aggregazioni, che si tiene all'Orto Botanico ed è già iniziata lunedì scorso, con la cura del Pozzo e Pendolo di Ciro Sabatino e di altre numerose compagnie, piccole compagnie, che appunto realizzano spettacoli al Reale Orto Botanico. E inoltre, anche quest'anno, come ormai tradizione da molti anni, l'estate di Napoli avrà la rassegna Ridere del Teatro Totò al Maschio Angioino nella parte centrale del mese di agosto. Infine, all'Orto Botanico, per quanto riguarda il teatro, qualche manifestazione dedicata agli spettacoli per ragazzi sarà a cura dei teatrini. Sulla danza avremo alcuni momenti di contact improvisation con Chiara Danza, domenica 31 luglio. Avremo il Festival di Tango Tano Tango, che avrà diverse localizzazioni nella città, e alcune serate alla galleria Umberto I. E nella città, ovviamente, ricordiamo tutti la già iniziata rassegna, anche quella di grande tradizione, Accordi e Disaccordi, per quanto riguarda il cinema, al Parco del Poggio. Ci saranno poi numerosi altri piccoli eventi che vedete nel calendario, che sono anche disseminati, piccoli concerti acustici, altre proiezioni cinematografiche all'aperto, a Ponticelli, alla Piscinola, a Scampia, cose che abbiamo, ripeto, messo a sistema. Non vogliamo dire che siamo riusciti a fare tutto da soli, ma l'abbiamo fatto in collaborazione con chi è stato vicino a questa organizzazione avvenuta appunto negli ultimi 10 giorni. Un altro elemento importante che vogliamo ricordare è l'attività dell'Osservatorio Palestina Contaminazione a Piazza Bellini, ed infine un evento che, diciamo, inaugura la rassegna appena dopo l'evento musicale con Daniele Sepe è il 29 luglio al Maschio Angioino, un evento un po' sui generis, ma abbiamo voluto realizzarlo come testimonianza di questa energia positiva delle città. In questo caso non si parla solo di Napoli, ma di Napoli e Milano, e dunque il sindaco De Magistris e il sindaco Giuliano Pisapia faranno un incontro pubblico alla presenza di Roberto Vecchioni e alla presenza di Lucia Annunziata, che modererà l'incontro. Questo avverrà il 29 luglio, la settimana prossima, al Maschio Angioino. Dimenticavo un'altra cosa importante per quanto riguarda la musica.